Gentili spettatori di paolozerbi.com, benvenuti da Cerro Maggiore per la terza giornata del campionato di promozione, girone A, tra Aurora CMC, Uboldese e Luino, che parte molto meglio con questo filtrante di Gaspare Perseno, che tira ma trova i piedi di Russo. Al terzo minuto Lercara mette in mezzo un pallone perfetto per la testa di Testa, il capitano dell'Uino, fa 0-1, scusate il gioco di parole, e poi esulta facendo il gesto della minestrina. Dall'altra parte ci prova l'Aurora con Anzano, che prova a passarla a Belli. Belli sta per andare in fondo, la mette in mezzo, Ruzzoni è bravo a deviare la palla. C'è un calcio di punizione, Testa di Testa ci riprova di nuovo, ma l'effetto non è quello sperato. Di nuovo dall'altra parte l'Aurora con Testa che perde l'attimo, si fa fregare il pallone dall'attaccante, è bravissimo Ruzzoni però ad anticiparlo. Il Luino ci prova di nuovo con questo bellissimo filtrante per Gaspare, che prova ad andare cos tu cos da solo, si mangia anche Montani, tira! Russo bravissimo a parare il pallone. Dall'altra parte l'Aurora ci riprova di nuovo, la palla finisce rocambolescamente sui piedi di Belli, che prova a servire in ottima posizione Anzano, tira, il suo tiro viene smorzato da Testa, parata di Ruzzoni. È il preambolo del gol, che arriva al 37esimo sempre con Anzano, che mette in mezzo un bellissimo pallone per Montani, che colpisce di testa, è 1-1 e viene poi atterrato amichevolmente dal suo compagno. Dall'altra parte c'è un bellissimo cambio gioco per Anzano, che controlla bene, si mangia il difensore, ci pensa un attimo, prova a rientrare, il passaggio per Besati, che si ferma un attimo, controlla, tiro, palo, clamoroso, ma Montani è pronto di nuovo, è 2-1 stavolta, l'Aurora passa in vantaggio. Siamo al minuto 55 e Montani giustamente va ad esultare con la sua gente sotto le tribune. Il Luino allora ci prova con questo bellissimo mezzo sombrero di Visconti, tiro al volo, palla però troppo alta. Di nuovo calcio d'angolo per il Luino, che prova a mettere in mezzo Anzani, arriva Carbone, viene murato Anzani, la controlla, la ferma, prova a servire a Ricci, che avanza Ricci da solo, cost to cost, bellissimo, prova a cercare Belli, si ritrova il pallone lì, fa una finta, prova il tiro, Ruzzoni, bravo a parare. Di nuovo Seno, che prova a cercare il caso di la sponda per il suo compagno, però tira molto alto. Negli ultimi frazioni di gara il Luino prova con Seno a mettere in mezzo, arriva Carbone che tira, palo clamoroso, fa la barba al palo, è un'azione sfortunatissima. Poi di nuovo Luino, bellissimo cross in mezzo, Seno controlla, viene clamorosamente scalciato, ma è tutto regolare per l'arbitro. Su queste polemiche che si scatenano finisce così il match, finisce per 2-1, eccolo il triplice fischio dell'arbitro e si va sotto la doccia. 2-1, l'Aurora CMC Uboldese si porta 6 punti, i rimpianti di Luino.